James Webb è finalmente arrivato alla sua destinazione finale, in Guyana francese. Il telescopio spaziale è partito lo scorso 26 settembre dalla California, a bordo della nave MN Colibri, e ha affrontato un viaggio in mare di 9.300 km, attraversando il canale di Panama, per arrivare a Port de Pariacabo il 12 ottobre. Nei prossimi giorni, Webb verrà trasportato al suo sito di lancio, lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, dove inizierà i 2 mesi di preparativi operativi prima del lancio, previsto il 18 dicembre. Webb è uno strumento unico nel suo genere e ha richiesto una valigia speciale per essere trasportato. Si chiama STARS ed è un contenitore attrezzato per qualsiasi condizione estrema o imprevista che Webb avrebbe potuto incontrare durante il viaggio. Una volta giunto ad Kourou, verrà disimballato all'interno di una struttura dedicata alla preparazione del veicolo spaziale, dove verrà esaminato per garantire che non sia stato danneggiato nel corso del suo viaggio. Successivamente, il telescopio verrà integrato a bordo del lanciatore Ariane 5. James Webb sarà il più grande e potente telescopio ottico mai lanciato nello spazio. Seguendo le orme del suo predecessore Hubble, diventerà il prossimo grande osservatorio di scienze spaziali, progettato per dare una risposta a questioni ancora aperte sull'universo e promette di fare scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell'astronomia.